Bentornati cittadini! L'Italia ha bisogno di un nuovo sistema organizzativo per fare ricerca, con un nuovo metodo. Non trovate? I cittadini che vogliono fare ricerca devono avere la libertà di fare ricerca, di potersi gestire in un organismo con un'organizzazione di regolamenti e diano la possibilità di poter fare ricerca liberamente con tranquillità, serenità e stabilità, basandosi sul metodo scientifico, la regolamentazione internazionale, fuori dalla politica, fuori da inciuci, nepotismi, baroni universitari, eccetera. Ovviamente va fatta di parallelo una profonda riforma sull'università, e di cui parleremo anche un giorno. Ho quasi 70 pagine di riforma universitaria dentro il programma Università, il sito riformeprogresso.it, che vi consiglio di andare a leggere se volete. Come ho potuto spiegare nello scorso video, è super mega importante cominciare a investire nella ricerca. E come appunto ho spiegato, l'idea sarebbe, se si potesse arrivare in politica, investire anche 20 miliardi in più rispetto adesso, ogni singolo anno, per sempre, nella ricerca pubblica, in modo da raggiungere il 3% del PIL. Ma come ho ben detto, e come penso la maggior parte di voi saranno d'accordo, non basta solo spendere i soldi, serve anche spenderli bene. E per fare questo serve, per forza di cose, cambiare il sistema su come si fa ricerca in Italia. Quindi una proposta iniziale che avrei da proporvi, ovviamente ancora una proposta iniziale che deriva anche da idee di vari addetti del settore e anche prendendo in considerazione come spunto paesi come per esempio la Germania, la Svizzera, eccetera, che sono considerate meglio di noi su come sono organizzate, gestite e strutturate per poter fare ricerca con denaro pubblico, l'idea sarebbe inizialmente di istituire completamente dal nulla una nuova ed unica agenzia, un ente pubblico, un'organizzazione pubblica, chiamatela come volete, che si occupi dalla A alla Z in maniera autonoma e indipendente a gestire, organizzare, strutturare, regolarizzare, regolamentare la ricerca pubblica italiana. Completamente autonoma e indipendente dalla politica, strutturata e organizzata con metodo scientifico, seguendo regolamenti internazionali, esattamente, diciamo, copiando tutto ciò che è il buono e il meglio dei colleghi tedeschi, svizzeri, danesi, svedesi e così via. Quindi un organismo strutturato, organizzato da scienziati con metodo scientifico per organizzare la ricerca in Italia, fare i bandi, i concorsi, stanziare i finanziamenti, decidere su cosa ricercare, come farlo, eccetera, eccetera. In maniera meritocratica, qualitativamente parlando, il top che si possa volere, perché comunque il settore scientifico va avanti in maniera accademica, strutturata, dove è un sistema che, diciamo, si equilibria, si garantisce, si sostiene da solo e si difende anche da solo, senza appunto intrusioni forzate da parte di chi non c'entra nulla. Quindi vorremmo istituire questo nuovo ente che si chiamerà INRIS, INRIS, un acronimo che sta per Istituto Nazionale per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo. Quindi creare la struttura, l'infrastruttura, l'organizzazione, assumere e pagare poi i ricercatori che saranno appunto stipendiati da questo ente, che fornirà i materiali, gli strumenti, gli spazi, coordinerà quelli già esistenti adesso con le università, piuttosto che ne creerà di nuovi, eccetera, eccetera. Quindi darà stabilità al sistema, una crescita e sicurezza nel lungo periodo e soprattutto attraverso un metodo meritocratico. Poi si occuperà di finanziare i gruppi di ricerca, i progetti, eccetera, eccetera. In maniera staccata rispetto alla politica, rispetto ai ministeri, alla burocrazia, come purtroppo oggi in Italia. Questo poi servirà anche per sviluppare nuovi progetti di ricerca con enti privati. L'IRIS avrà poi la capacità, la possibilità di cercarsi tutti i fondi privati internazionali possibili, diverrà anche l'organo consigliere scientifico del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni pubbliche e farà anche da coordinatore con tutte le altre entità a sé stanti e finora esistenti come le varie accademie delle scienze, le università. Gli scienziati dell'IRIS comporranno rapporti e consigli su come muoversi e risolvere problematiche politiche di governo.
Tale organo consiglierà il governo su quanti e quali fondi destinare per l'anno seguente sulla base di obiettivi e sviluppi delineati dall'istituto stesso. L'IRIS avrà a sua volta dei sottoenti che saranno specializzati in determinate discipline. Ogni ente verrà chiamato ente di ricerca per il nome della disciplina, che gestirà ad esempio il farmaco, le scienze umane, l'agrochimica, l'aerospaziale, la difesa, l'industria automobilistica, la biotecnologia, la parafarmaceutica, l'industria chimica, l'elettronica, la comunicazione, l'IT, la sanità, la scienza della terra e via dicendo. Ogni ente avrà poi un proprio polo specializzato chiamato distretto scientifico, dove saranno concentrati gli edifici, gli strumenti, le risorse per poter efficacemente riunire gli sforzi sotto un unico cappello, diciamo, e un'unica zona specializzata. Verranno creati poi enti che si occuperanno solo di scienze di base e altri invece che si occuperanno solo di scienza applicata, al fine di raggiungere l'eccellenza nella scienza, offrendo ai ricercatori tutto quello di cui hanno bisogno per portare avanti le proprie idee. Tutti i progetti verranno valutati da commissioni di scienziati esterni all'ente specifico. Per fare progetti di qualità è importante che siano gli scienziati a decidere della scienza, non i politici o amici di amici. Non voglio annoiarvi troppo, se andate dentro il programma ricerca e sviluppo del nostro sito www.riformeprogresso.it trovate pagine e pagine di roba che vi consiglio di leggere appena avrete tempo. Per quanto riguarda ricerca nel senso di fare ricerca, quindi centri di ricerca con le università, dove si ricerca di tutto e di più, ok? Ma al tempo stesso ricerca pro-industria, perché molte ricerche portano a risultati pratici, scoprono per esempio, nuovi materiali ecosostenibili, oppure nuovi macchinari che riescono a, intrappolare e trasformare i fumi di scarico rendendoli innocui per noi e per l'ambiente, oppure creando nuovi tipi di farmaci per curare le malattie, un nuovo tipo un materiale che è identico alla plastica, ma non è plastica perché è vegetale, ma resistente, duratura come la plastica, ma è biodegradabile al 100%, cioè veramente qualunque cosa. In quel caso la ricerca crea qualcosa di utile per l'umanità, qualcosa di tattile, di pratico, che si può trasformare in un oggetto o parte di un organismo, di una struttura, di un macchinario, di un impianto. Ok, oppure parte di un oggetto che poi viene utilizzato dai comuni cittadini. In questo caso serve che la ricerca lavori, collabori con l'impresa, perché poi è l'impresa che crea quel prodotto, che lo trasforma, che lo rende reale, che ci mette i soldi, i dipendenti, i macchinari, la struttura, l'organizzazione e poi lo produca. Quindi è importante che ci sia un connubio, un'alleanza tra ricerca e impresa. Ma non finisce solo qui, il discorso vale anche viceversa, ovvero molte imprese hanno bisogno, come l'ossigeno, di ricerca e di ricercatori, perché sanno che possono migliorare il loro sistema organizzativo o strutturale dell'azienda, renderla più efficiente, produrre di più, con meno costi, con meno sprechi, inquinando meno, facendo prodotti nuovi che poi vendono, fanno soldi, fatturato, quindi riescono a crescere, assumere altre persone, vendere all'estero, eccetera, eccetera. Oppure hanno bisogno di risolvere un problema che gli costa un sacco di fatica, di soldi, di lavoro in più. Per esempio, una cantina di vino avrebbe piacere che esistesse un nuovo tipo di imballo per imballare le bottiglie di vino affinché siano protette nel miglior modo possibile durante il trasporto, ma che non incida troppo né sull'ambiente, l'imballo, né sul costo. Oppure, sarebbe bello che al posto dei solfiti dentro il vino si metta un qualcos'altro di ancora più naturale, che non intacchi minimamente il gusto, il sapore, l'odore del vino. Magari esiste qualcosa, basta sperimentare, basta ricercare, basta provare. Ovviamente però una povera cantina da sola non ce la fa a spendere milioni di euro in ricerca per una roba del genere, ok? Però se è vero che l'unione fa la forza, facciamo un esempio, se 1 milione o anche 1.000, 100.000 cantine di vino italiane si mettessero assieme per finanziare un unico progetto comune, allora lì la cosa cambierebbe. Perché in Italia molto spesso, purtroppo oggi, ricerca imprenditoriale, ricerca aziendale, di fabbriche, eccetera, che fanno veramente ricerca strutturata, sono imprese di un certo livello, quindi medio-grandi aziende.
In Italia sappiamo tutti che viviamo grazie alle PMI, cioè il 90% di imprese italiane sono piccole e medie imprese, quindi anche artigiani, eccetera, eccetera. Non hanno un fatturato tale da potersi assumere tutti i costi, i rischi di poter fare ricerca anche nel lungo periodo. L'unica soluzione, siccome fanno anche magari divisi per categorie, fanno tutti lo stesso prodotto, avrebbero bisogno tutte di un'unica soluzione che le metterebbe d'accordo tutte, diciamo, su metodo o processi lavorativi, piuttosto che scoprire un nuovo tipo di imballaggio, piuttosto che scoprire un nuovo tipo di ricetta per poter fare qualcosa, scoprire un modo per inquinare meno, scoprire un modo per aumentare la produzione riducendo i costi e impattando meno nell'ambiente. Fate voi, ok? Si potrebbe fare miliardi di esempi. Perché non mettere insieme 1.000, 100.000, 1 milione di cantine che producono vino in Italia e fargli fare ricerca assieme? Ma dico cantine per non dire qualunque altra attività, qualunque, dal tessile, il chimico, al meccanico, metalmeccanico, qualunque cosa. Mettiamo insieme le PMI, dividiamole per categoria, per progetti, tutte mettono un euro, faccio per dire, quindi mettono una piccola quota, per fare un progetto che da sole non si potrebbero nemmeno minimamente immaginare di fare. Ma anche qui, chi può coordinare questi progetti? Perché comunque le imprese devono lavorare, sono occupate a lavorare, a produrre fatturato, ad assumere persone, a risolvere un sacco di problemi tutti i giorni, a vendere, a rimanere in piedi, eccetera, eccetera. Ci penserà questa agenzia. Avrà una sezione al suo interno dedicata alle aziende. Si arrangerà tutto lei. Avrà delle persone dedicate che contattano le aziende, le riunisce, le mette assieme, propone progetti e che li sviluppa. Le imprese devono solo mettere la propria quota e basta. E ovviamente poi collaborare, se chi può, chi più, chi meno, magari mettendo degli spazi, dando dei macchinari per fare delle prove, piuttosto che dare della merce che magari non usano, ma si può, tra virgolette, buttare via facendo esperimenti, mille cose. Ma non fare niente, se non questo, e dare dei soldi, non fare niente. Ci pensa tutto l'agenzia. L'agenzia poi in più si arrangerà a cercare anche fondi europei per finanziare questo progetto, per quel numero di imprese. Ad oggi molte imprese potrebbero, vorrebbero fare ricerca, potrebbero, vorrebbero trovare fondi europei, ma non ce la fanno, non ne hanno il tempo, la voglia, la capacità molto spesso, e nemmeno i soldi molto spesso, anche per, magari non tanto per i fondi europei, ma poter fare ricerca. Mettiamole assieme, facciamole coordinare con un ente terzo, pubblico, che si occupa di tutte le scartoffie, che si occupa di fare il progetto, che si occupa di presentare i lavori alle aziende durante un meeting o mandando delle informazioni anche online o durante conferenze, eccetera, che faccia da relatore tra i bisogni delle imprese, i centri di ricerca e l'università, le faccia comunicare, che segua il progetto, che quindi questa agenzia con questo tutor, chiamiamolo, segua quello che vogliono le aziende attraverso poi l'università e i centri di ricerca e porti i risultati alle imprese che poi valuteranno, miglioreranno, chiederanno qualcosa in più, vedranno quali sono i limiti che hanno trovato i centri di ricerca e come vanno avanti le ricerche, cosa si può fare per superare i limiti, eccetera, eccetera. Quindi serve che le imprese, i centri di ricerca e l'università comunichino. Questa cosa in Italia oggi non funziona, non c'è, non esiste, ok? A parte rari casi di eccellenza, solo grazie a piccoli, pochissimi geni, persone illuminate, sparse per l'Italia, che sono riuscite a fare qualcosa di buono tra impresa e università, ma sono veramente oasi nel deserto, non esiste una struttura del genere. Le imprese sono lasciate a se stesse e quindi non possono, non sono in grado, non hanno la competenza, la capacità, i soldi per fare ricerca, per cercare fondi europei, eccetera, eccetera, per parlare con l'università. Non sanno spesso nemmeno loro di che cosa avrebbero bisogno di preciso. Mentre magari l'università, che si occupa magari di quel settore, hanno proposte, sanno che si potrebbe fare qualcosa e si potrebbe iniziare a, però mancano i fondi, mancano delle aziende con cui fare un partenariato per avere i macchinari, per fare dei processi produttivi di prova. Mettiamoli assieme di opportunità, di lavoro, di assunzioni, di creazione di nuove imprese, di creazione di nuovi fatturati, di aumenti di lavoro, di ricchezza, di economia, di efficienza, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe una figata pazzesca. Ma non sto dicendo nulla di nuovo rispetto al mondo, perché in America, in Germania, in Estonia, in Inghilterra esistono già cose del genere. Portiamolo anche in Italia, facciamolo anche in Italia.
Facciamo comunicare le imprese con l'università e i centri di ricerca. Entrambe beneficeranno l'un l'altro, perché le imprese poi ci mettono i soldi e i bisogni e utilizzano poi le scoperte per creare lavoro, ricchezza, fatturati, crescita economica, nuovi tipi di materiali, nuovi tipi di servizi che potranno anche vendere all'estero, esportare, fare ancora più ricchezza per l'Italia, per il sistema paese, per inquinare meno, per produrre meglio con più efficienza, per valorizzare il capitale umano dei propri dipendenti, per qualunque cosa. E al tempo stesso, i centri di ricerca e l'università avranno soldi, strumenti e anche obiettivi da raggiungere grazie alle imprese. E vi ripeto, imprese di qualunque tipologia, anche aziende artigiane o ristoranti, negozi, qualunque cosa che ad oggi è impensabile possano fare ricerca da sole o a volte magari anche insieme, ma non sanno dove andare a parare, non sanno con chi parlare, non sanno dove andare, da quale università o fare esattamente cosa. Ci pensa l'agenzia, da sola fa tutto. Parla con una parte, con l'altra, le mette assieme, le segue. Poi i ricercatori fanno i ricercatori, gli imprenditori fanno il loro lavoro, fanno impresa. Pensa tutto l'agenzia, finché non si arriva all'obiettivo. Nel frattempo, se c'è la possibilità, l'opportunità anche di chiedere fondi europei, ci pensa l'agenzia. Non perde tempo il laboratorio di ricerca, non perde tempo l'impresa, perché hanno altro da fare. Ci pensa l'agenzia. Questa agenzia pubblica farà tutto il lavoro da sola. L'impresa e i ricercatori faranno il loro lavoro. Punto. Secondo voi è una buona idea? Secondo me è geniale. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Ricordatevi sempre di informarvi, leggere, studiare, ragionare, magari valutando tutti i punti di vista con equilibrio e buonsenso. Questo è il modo migliore per comprendere la politica. Per tutto il resto posso aiutarvi io con i miei video. Se vi piace il mio canale, ricordate di iscrivervi e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Scrivetemi pure in tutti i social, commentate, rispondo sempre. Vi ringrazio molto per avermi seguito e vi ricordo che c'è anche il mio secondo progetto, progettone, quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere, raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose. Che si basa sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo. Vi lascio qui delle informazioni. Andate a leggervi l'iniziale programma politico magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.